Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio di Medieval 2 Total War nella campagna che stiamo facendo con Milano. Ci siamo lasciati nel precedente episodio con questa bella immagine dell'Italia e delle rotte marittime e commerciali e riprendiamo la nostra riorganizzazione in attesa di un attacco totale che sferreremo ai tedeschi. Lo scopo è quello di togliergli la forza di continuare a premere sui nostri confini. Norimberga sicuramente sarà oggetto del nostro attacco, l'altra città presumibilmente sarà Vienna, molto presumibilmente. C'è anche Francoforte effettivamente, e poi qui si salirebbe ad Amburgo ed Antwerp, però andiamo troppo su. Quindi diciamo che Norimberga e Vienna sono le due papabili per un attacco che comunque poi estrometterebbe parecchio i tedeschi dal gioco. Abbiamo da sistemare anche le altre città, ovviamente, Palermo, Napoli e quant'altro. Dobbiamo rinforzare, come al solito, Cagliari, che è sempre sotto costante assedio dei Mori, Mori che in questo momento sono abbastanza fugaci, ma con cui invece bisognerebbe sedersi a tavolino per cercare di risolvere e dirimere le questioni più impellenti. Abbiamo due armate abbastanza forti, cioè comunque abbastanza nutrite, quella di Sigismondo Borromini, che in questo momento sta vigilando su Zagabria, visto la quantità di Venuto a persone qui visitare? presenti, Siete e venuto a chiedere la pace? vediamo se c'è modo. Mai, No, qui un niente. altro dialogo E sembra allo stesso inutile. tempo abbiamo un'altra armata tra Innsbruck e Staufen, dove pronta a colpire Norimberga. Nel momento in cui Zagabria avrà rinforzato le sue unità, a quel punto potremmo pensare di contrattaccare. Tanto i francesi continuano a spiare Milano, noi abbiamo sempre una gilda in sospeso, i magiari sono stati svelati, abbiamo numerose unità da riaddestrare a Venezia, code bloccate, questo è un grande classico, finalmente abbiamo costruito le mura maestose a Firenze e ci prepariamo a rimpolpare questo Vostra Maestà, punto ordini, ordini. Comandate, mio signore. Sì, il manipolo comandante. di truppe, Vostra che Maestà, però in questo ordini. momento sono prive di un generale che abbiamo perso per strada, non me ne ero accorto. Siamo a corto di generali, ma veramente tanto a corto di generali. Sto andando a cercarli un po' di qua, un po' di là, ma faccio veramente fatica a trovarli. Servo il Signore. Chi è il seminatore di eresia? L'eresia non merita pietà. Quanti generali abbiamo? 9 soltanto, pochissimi. Veramente pochi. Se calcoliamo che anche Stauffer l'abbiamo persa, forse quell'adozione Sì, ordini. era meglio Sì, portarla in comandante. porto. Oggi non procediamo oltre, Sire. Speriamo di avere un nuovo candidato per l'adozione, perché altrimenti siamo veramente a corto. E tra l'altro direi un signor candidato. I vostri ordini, nobile signore. Nobile sire? I vostri ordini, nobile signore. Mio signore, ci accampiamo qui. Le azioni con i papisti sono scadenti, molto scadenti con i russi. Siamo forse di nuovo vicino a un nuovo conflitto con il papato, chi lo sa. Tanto Tamerico il Degno muore a Marsiglia e ci lascia in grossi guai, perché la situazione geopolitica di Marsiglia non è buona da ormai immemore tempo. Sì, signore, è qui che conteremo.
Intanto il capitano Adelmo dimostra un ottimo, ottime capacità. Finisce un buon giorno di marcia. Mio signore, non è possibile. Come volete? I vostri ordini, nobile signore. Certamente, mio signore. Torre di guardia che ci permette di vedere e scrutare l'orizzonte, e a questo punto si va avanti. Attacco su Stauffen, abbastanza telefonato direi da parte dei tedeschi, che hanno ancora un cospicuo numero, un cospicuo esercito, mentre Agri rischia di cedere dopo tanto tempo. Rischiamo di perdere Agri. Marciamo. Sì. Sì. Continueremo alle prime luci. Sì, signore. Ci apprestiamo a combattere. Grande capitano Bellarmino. Vince una battaglia impossibile, ragazzi. Troppi messaggi, skippiamo assolutamente. Inglesi che continua a cercare il nostro contatto a Zagabria, che però non arriva. Gli egiziani cercano di contrattare su Agri, anche lì non arriva. Attacco ad Agri, guardate, non mi difendo perché per pietà nei miei confronti. Agri dopo un bel numero di turni cede, teniamo Gerusalemme e questo è positivo, possiamo inviare il nostro sacerdote anche un po' a calmare gli animi, visto che Gerusalemme è un po' agitata. Sì, mio signore. I soliti tumulti a Gerusalemme che possiamo fortunatamente tamponare il più possibile. Andiamo sul reclutamento selvaggio. Per ora Gerusalemme la teniamo a bada così. Torniamo nelle beghe del Nord Europa con una flotta di certamente, mio signore. Sì, sire. Uniamo le forze, onorevole sire. Un esercito abbastanza sconclusionato. Il nostro Agostino da Chievo che cerca di riorganizzarsi, e a questo punto abbiamo l'ennesimo generale che tenterà di avventurarsi il più possibile a nord. Adesso dobbiamo stare molto attenti a come ci muoviamo, perché possiamo prendere tre città tedesche con un colpo solo, cioè Vienna, Norimberga e Francoforte. Bisogna stare molto molto attenti in questo frangente al tipo di movimento ai movimenti che facciamo. Assolutissimamente massima concentrazione, perché possiamo, aggirando con buona sapienza. Allora, io direi che Adelmo si rifugia qua e va di addestrare tutte le truppe, e a questo punto si prepara all'attacco. È un onore servirvi. Ben diverso è invece il destino di Agostino da Chievo, che continua ad inglobare truppe. Similmente Sigismondo vede servo il signore. Oh, ce l'abbiamo fatta, abbiamo giustiziato l'eretico. Allora, informazioni diplomatiche particolarmente pesanti. Mongoli e polacchi, mongoli e bizantini sono in guerra tra loro. Mongoli e polacchi hanno rotto le loro rispettive alleanze,
sono diventati protettorati e hanno rinunciato alla propria indipendenza e sovranità. C'è qualcosa che mi sfugge. Credo che sia una serie di successioni di vicissitudini. Tedeschi e portoghesi sono in guerra tra loro e tutti quelli che fanno guerra ai tedeschi a noi fanno solo che comodo, per ovvi motivi. Quindi proseguiamo, turno 156, Staufen nuovamente sotto assedio, si stanno incaponendo su Staufen, gli egiziani speriamo che vengano a chiedere tregua, non è questo il caso, i magiari premono su Durazzo e questo è un problema, ma è il momento di scatenarci, perché Vienna non lo so, comunque le armate crociate non possono attaccarci tecnicamente. Giustiziamo le truppe, pugno duro sui tedeschi in questo frangente. Vorrei, ma non ne sono capace, sire. Ci scontreremo con loro con onore, mio signore. Bel po' di unità riaddestrate, missione fallita su Tolosa perché non abbiamo partecipato alla crociata. Ragazzi, code bloccate ormai è un'abitudine. Informazioni diplomatiche, ce ne abbiamo una fracca ogni volta. Mongoli e bizantini in guerra tra loro. Papisti e inglesi in guerra tra loro. Mongoli e polacchi rompono le rispettive alleanze e continuano a fare questo giochetto. Mentre portoghesi e tedeschi la guerra è stata molto breve ma intensa. Niente, i tedeschi mirano a Staufen, ci stanno premendo su Staufen, mentre per ora gli egiziani non attaccano. Chi è questi? Sono sempre la flotta magiara che dà fastidio nei mari ed è ora di lavorare un po' anche su questo, visto che siamo sempre sotto pressione. Allora, in questo momento i tedeschi hanno mollato Norimberga e quindi io volgo su Norimberga e per ora non posso volgere su Vienna per evidenti motivi di inferiorità numerica. Estromettiamo il mercante turco, andiamo a prenderci altri 56 fiorini. Ragazzi, Genova è completamente sguarnita. Se dovesse arrivare, e speriamo che non succeda mai, qualcuno sotto, saremmo nei guai. Intanto c'è questa armata moresca ferma lì e noi qui dobbiamo continuare a respingere il capitano Jonas assolutissimamente, altrimenti poi si crea un intoppo di gente che diventa difficile da gestire. Turno 157, stiamo girando intorno a Vienna. Vienna deve cadere, c'è l'armata crociata che tra l'altro mentre il nostro emissario ci ha tradito. I vostri ordini, nobile signore. A questo punto premiamo su Norimberga, e forse potremmo pensare di provare a trattative di pace contro i tedeschi. Dichiarazione di guerra tra mongoli e polacchi per l'ennesima volta. Abbiamo capito che c'è un po' di confusione, mentre intanto mandiamo il nostro emissario a chiedere tregua sugli egiziani. Io direi anche in cambio di un tributo regolare di 100 fiorini per 10 turni, che mi sembra no, ho deciso di no. Perfetto, mi sembrava ragionevole, ecco, tutto qui. Continuiamo a premere su Vienna intanto, perché questa unità comunque dà fastidio lì e li costringe a stare appunto su Vienna esattamente come noi. Ragazzi, Norimberga è libera, Cossio da Chievo entra e se la prende. E questa è una conquista importante perché respinge ancora di più il confine tedesco.
e a questo punto Francoforte non è così lontana. Francoforte non è così lontana. E a questo punto mi sorge il dubbio se non spostarci. La capitale Maggiara. Onorevole, mio nobile signore. Mio signore? Mi fermo. Sì, sire. Visti i problemi di attaccare Vienna, potrebbe essere una soluzione. Comunque i tedeschi perdono tanto da questo attacco che gli abbiamo portato, e questa era la cosa che a noi ci interessava assolutamente in primis. Tentano le reazioni maggiari. Abbiate fede, il Signore è ancora con noi. Raggruppatevi, mio Signore. Il Papa ci chiede di cessare le ostilità contro. È un onore servirvi. Con onore. E a questo punto noi possiamo provare ad attaccare la capitale maggiara. Sarebbe uno smacco incredibile. Sarebbe veramente incredibile. Noi ci adeguiamo a quello che dice il pontefice, per ora blocchiamo le nostre operazioni belliche, assolutissimamente. Allora, vediamo, ho necessità di un emissario qui, niente, e ho necessità di un emissario che mi vada a parlare con i tedeschi. Quindi abbiamo fallito la nostra diplomazia con i mori. Parlerò ora, mio signore. Mio signore. Muoviamoci verso i Magiari. Chissà che pressandoli poi non cedano il colpo. L'ammiraglio Leonardo era destinato a cedere. Tanto i Magiari provano a respingerci. Ritiriamoci e speriamo di poter. Scoperta dell'America in arrivo. I vostri ordini, nobile signore. Sì, ci scontreremo con loro con onore, mio signore. Con le benedizioni. Premiamo ancora sui confini. Questa cosa mi piace moltissimo. Comandate. Sì, signore. È qui che ragazzi, respingiamo i mori prima che possano fare altri danni. Abbiamo una marea di navi egiziane. Fortunatamente prive di truppe, e a questo punto ci serve assolutissimamente una marina di tutto rispetto, perché dobbiamo contrattaccare assolutissimamente. Non possiamo più tollerare l'inferiorità numerica nei confronti di questi eserciti. Mentre Gerusalemme per ora sembra aver ripreso. Il quieto vivere. Accerchiamento su Budapest, ma era abbastanza telefonato, direi. Abbiamo una via di fuga? La risposta è sì. Ci hanno sconfitti. Che Dio ci dia coraggio. Raggruppiamoci. E a questo punto uomini, ci fermiamo qui. Io la provo. È infatti sconfitta. Non facevo in tempo purtroppo a giocarla, perché siamo addirittura d'arrivo con la fine dell'episodio. Rimandiamo Sigismondo in lidi più sicuri, compattiamo le truppe il più possibile. Comandate. Ordini. Comandate. Sì. Comandate. Ordini. Sì. Ordini.
avviciniamoci a Zagabria. Per ora l'attacco al cuore Maggiaro non ha funzionato. Vediamo un po' se riusciamo in qualche modo. Tanto i tedeschi ancora sono fissati con Stauffen, la stanno cingendo l'assedio all'infinito. E noi li respingeremo ancora, perché tanto nulla può il capitano contro il nostro Termo Cremosano, non vale pena manco combatterla questa. Io non so di cosa abbiano ancora bisogno i tedeschi per arrivare a tregua. Faccio veramente fatica a capire che cosa altro vogliono. Ti do un tributo regolare di 500 fiorini per 15 turni, una barca di soldi. Ti dico che ti do le informazioni geografiche, ti dico che ti do, guarda, voglio provare anche con la cessione di Gerusalemme. Niente, possibile proprio da trattare con loro. Ok, abbiamo respinto anche i Magiari oltre confine. Niente, qui non se ne parla proprio. Sto cominciando seriamente a pensare che dobbiamo estirpare il problema veneziano, perché l'abbiamo tenuto troppo in piedi. Scherzando e ridendo, potrebbe essere stato veramente uno dei problemi, uno degli ostacoli veri alla risoluzione di tanti conflitti. Russi e tedeschi hanno stretto un'alleanza, questo non è piacevole. Continua la pressione egiziana diplomatica su Gerusalemme, non capiamo che cosa vogliano, sinceramente. Muore il Papa Stefano il missionario, questo vuol dire che rientra tanta gente insieme alla Chiesa, ma soprattutto che possiamo partecipare all'elezione. Noi abbiamo... bene, Papa Rinaldo, che è un Papa Maggiaro, e giustamente non vedeva l'ora di... non vedo l'ora di vederci morto. Mi sembra abbastanza ragionevole anche questa volontà del pontefice. Missione compiuta. Bene, abbiamo terminato questi spargimenti di sangue, ma i tedeschi sono lì. Ragazzi, qualcuno toccherà. Che sia Venezia, che sia Milano, che sia Genova, che sia chi che sia, è palese che stiano arrivando. Abbiamo Berna un po' ferma, così come sempre nelle città del Nord Africa. Direi che faremo l'ultimo turno dopo questo, per oggi ci fermiamo qui, così siamo a 60 turni esatti dalla fine del gioco. Circa 6 episodi. Siamo un po' fermi, devo dire. Ma i tedeschi paiono bloccati in questo frangente. Probabilmente anche loro non se la sentono di sferrare l'attacco. O forse comincerà a sentire la pressione a nord, che comunque c'è. Comunque c'è.
Abbiamo la solita problema delle code bloccate, resoconti strutture vari, annunci di fazione altrettanto vari. Mori inglesi cessano le ostilità e questo potrebbe aprire un piccolo spiraglio per le nostre trattative di pace. Anzi, perché non sfruttarlo? Sì, mio signore. Vediamo subito se c'è modo di giungere in qualche modo a una tregua. Niente. E ragazzi, ci fermiamo qui con il Sacro Romano Impero che piano piano ritorna sotto i colpi di Milano. Cagliari intanto non me ne ero accorto, vedo una bella truppa mora pronta ad attaccare. Brazzo, Ragusa, Zagabria per ora rimangono tranquille e Gerusalemme è in perdita sostanzialmente, però tutto sommato rimane tranquilla, quindi... Come si evolverà questa campagna lo scoprirete solo nel prossimo episodio. Se vi è piaciuto il video mettete mi piace, iscrivetevi al canale e a presto.